8 giornalisti e 60 dipendenti ad applaudire. L'incontro per chiarire la crisi della Stranieri si è trasformato subito in un attacco alla stampa. L'articolo ribalta la realtà e la cronologia dei fatti, cercando di rimescolare i fatti stessi in modo confuso e abbastanza pasticciato. Gli iscritti dell'Ateneo sono appena 1.080, il 10% in meno rispetto all'anno scorso. Il bilancio è in perdita per 3 milioni di euro. Eppure la Stranieri assume nuovi docenti, giustificando le assunzioni con futuri pensionamenti. Per la situazione finanziaria, la rettrice scarica le responsabilità sulla precedente amministrazione, ma i vertici dell'Ateneo non rispondono alle domande dei giornalisti sulle eventuali azioni legali nei confronti di chi ha diffuso le notizie. Ma guardi, sul tipo di azione intrapresa mi consenta di non esporre l'argomento, ci sono ragioni legate a privacy e altre questioni. Polemiche anche sul doppio incarico di Greco Bolli, rettrice e direttrice del Centro di Certificazioni Linguistiche, due ruoli tra loro incompatibili per legge. Malgrado l'incontro abbia lasciato più domande che risposte sui problemi dell'Ateneo, oggi gli studenti si dicono soddisfatti. Sì, ho percepito un po', sì, c'è un po' di crisi. Va bene, cioè non ci sono particolari problemi evidenti. Da studente io sono soddisfatta al 100% di star qua.